Finalmente sono riuscito a trovare delle armi con il modificatore esplosivo e furioso. Cos'hanno di speciale questi due? Beh, il primo non c'è bisogno che ve lo spieghi. Il secondo adesso ve lo mostro. Con il modificatore furioso possiamo fare sì che un'arma, se colpisce sempre lo stesso bersaglio, aumenta esponenzialmente il danno. E direi che il Kendall Ballistica è un'arma buona. Tra l'altro dobbiamo prendere fuciliere per aumentare i danni. Ci serve il grado 2 per aumentarlo del 30%, il grado 3 del 60%, il grado 5 del 90%. E ci servono anche dei soldi prebellici, tra l'altro, quindi teniamoli da parte. A questo punto, quasi come scherno, metterei il congelante direttamente alla criolancia, così, giusto per goliardia, come se non facesse abbastanza freddo. Ed infine ci rimane fuori quello esplosivo, ma ad ora non ho nessuna arma su cui metterlo. Potrei metterlo sul lanciagranate volendo, però. E la madonna, mi abbassa così drasticamente il danno? E allora no. Il Mossberg invece farebbe un bel po' di danno. Vediamo com'è. Mal che vada, gli rimettiamo il penetrante. Parentesi, alla fine ho reinstallato questa mode, ho aggiustato le texture mancanti. Però a questo punto rimaniamo con questi due lanciafiamme. Beh, la differenza di danno effettivamente si vede, solo che questo ha un componente unico: ha il pressurizzatore al napalm della Voltec. E questo mi fa pensare, ma se gli tolgo l'infinito, che non ci serve, e gli mettiamo anche a questo l'infuso al plasma, abbiamo una bella differenza di danno effettivamente, e una colorazione niente male. Per quanto mi dispiaccia mettere giù questo, che c'è stato vicino dall'inizio, benvenuto in squadra. Beh, quel computer lì accanto occupa molto spazio visivo. Però stiamo parlando di un bel bonus ai danni, effettivamente, eh. E la tanica della Voltec non mi dispiace, effettivamente. È molto... E non posso neanche cambiarla con l'altra. Devo per forza avere quella. Ottimo. Ehi, Curie, tu sei un robot medico. Che ne dici di lasciare questo posto noioso e venire all'avventura con me? In tal caso, mettiamoci in marcia. Bravissima, tesoro. Vieni, ti porto a fare un bel giro. Sai, Curie, l'altra volta mi sono perso per venire da queste parti. Ma non tutto il mare viene per nuocere. Alla fine ho trovato te. Però stavolta so benissimo da dove iniziare. Dobbiamo seguire la pista per la libertà. Segui le lanterne della libertà, eh? 7 e una A. Che sia un codice. Secondo me sì. Seguiamo i mattoncini rossi. Guarda, delle new Coca-Cola gratis. Che tra l'altro, piccola parentesi, credo sia la mod questa qua che mi mette le new Coca-Cola in formato normale che mi sminchia tutte quante le luci azzurre. Potrebbe essere. Dovrei controllare effettivamente. Eccola qua che prosegue con una strisciata rossa. Ecco un altro segnale. 4 e L. Deve essere un codice. Sì, deve esserlo sicuramente. Questa prosegue di qua. Continua la nostra scampagnata. Anche se un po' sotto i detriti, eh. È un po' difficile a volte seguirla perfettamente. 2 e A. Interessante. Guarda, guarda, si va a perdere. Non riesco più a seguirla una certa. Oh, che gioia dei supermutanti. C'è qualcuno lì? Sì, ci sono io, tranquillo, adesso vengo e la facciamo subito finita. Eccomi. Mamma mia. Effettivamente il furioso su un lanciafiamme sarebbe perfetto. Cavolo, dovrei provarlo. Vieni qua. Madonna mia, anche se l'infuso al plasma è molto più divertente. Vieni qui. Santo cielo. Questo lanciafiamme è brutale. stupidi Rust Devil. Vieni qua che ti spacco la faccia ora. Mamma mia. Sai, Curie, potrei cambiarti qualche pezzetto effettivamente. Questo robot è interessante. Anche contro i robot riusciamo a scioglierli con un lanciafiamme. Ma stai buono. Deve essere stato un bel combattimento quello fra i super mutanti e i Rust Devil. Guarda, non ti piacerebbe essere un UFO, Curie? Ah, eccolo qua il segno rosso. Prosegue da questo lato. Credo che prosegua qua sotto. Sì, esattamente. E qui ci sono le fogne. Non credo che faccia parte del tour, però, entrare qua dentro. Penso che tutti lo vogliano. Wow.
Non pensavo che le fogne fossero così ampie qua sotto. Quello è un Mylurk? No, è un grosso sasso. Però quelli sono ghoul. Ecco fatto, visto? Il lanciafiamme serve a qualcosa. Hai trovato qualcosa di interessante? Sì. Questo qui, non male. Certo che le fogne sono proprio ampie. Dovremmo visitarle con più cura. Ma non adesso, stiamo seguendo la pista della libertà. Ci ritorneremo nelle fogne. Dicevamo, proseguiamo la nostra strada verso la libertà. Qui c'è Good Neighbor. Questo vuol dire che dobbiamo girare. Ma dove? Certo che i Vertibird fanno proprio schifo. Santo cielo. Ok, eccolo qui. Adesso un 6 e una O. Ottimo, questo vuol dire che dobbiamo proseguire da questo lato. Certo che è difficile seguire la strada per la libertà quando la strada per la libertà è così piena di spazzatura. Eccolo lì un altro. 3 I. Prosegue da questo lato però prima... Ehi là, predoni! Ciao! Sì, sono più di quanto pensassi, il che vuol dire più divertimento per me e il mio lanciafiamme. Madonna, anche veterani siete, eh? A me sembrate solo dei coglioncioni. Oh, hai voglia? Non lo vedi? Sto a una favola. Il mio lanciafiamme infuso al plasma va benissimo. Molto meglio che averlo infinito alla fine. Quando mai li finirò 400 munizioni per un lanciafiamme? Siamo seri. Ritorniamo di nuovo sulla pista di mattoncini. Ce n'è uno suicida. Non male, devo dire, eh? Hai visto il mio lanciafiamme? Hai visto com'è potente? Che tra l'altro, parlando di mini nuke, non ne ho usata neanche una finora. O forse sì. No, non è vero. Stavo pensando a quando ho ucciso Jason. Ma le ho usato una freccia. Ah, beh, ricordi. Prendiamo anche questo codice. 5R. Ottimo. Buongiorno. Vieni a prenderne un po'. Ecco te. Servito e anche riverito. Ah, buongiorno. Scusi, non l'avevo vista. E c'è anche una mosca. È venuta a farci compagnia. Ok, prosegue da questo lato. Si interrompe ancora un po'. Ma rieccola qui. E si è messo pure a piovere. Benissimo. Predone distruttore? Dove? Scusami, parla con chi? Non sarà un predatore però. Perlomeno. Due chiacchiere ce le potevamo fare, no? Altro pezzo del codice. Ecco, 8D. 8D. Direi che siamo arrivati alla fine. Questo è l'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo è una R1. Cerca i Railroad. Vai tranquillo. Li troverò, vivi o morti che siano. No dai, mi servono vivi. Mi ricordo che qui tra l'altro avevo trovato un ghoul leggendario nel mio primo let's play. Buongiorno, come va? Tutto bene? Tutto a posto a casa? Credi che ci sia sepolto qualcuno di famoso? È molto probabile, tesoro. Come il signor Peter S. Medard. Hai visto qualcuno di famoso? Dovresti lavarti le mani dopo. Non è igienico toccare i defunti. Hai assolutamente ragione. Quindi dobbiamo dire la loro password. Gira. Sì, gira. Dobbiamo metterle in ordine. Credo che sia ovvia quale sia la password. R-A-I-L-R-O-O. D. Non è giusto. Oh cavolo, non è giusto perché ho messo due volte la stessa O? Ma che davvero? Oh, devo rifarlo. Devo ricominciare. Ah, l'ha detto anche lei. Che stupido, è vero, Rod, che si scrive con la O e con la A, non con la doppia O. R-A-I-L-R-O-A-D. Oh, non era difficile. Eppure sono riuscito a sbagliarla. Ci siamo. Buongiorno, Railroad. Sono venuto a trovarvi. Fermi tutti. Hai faticato molto per ottenere questo incontro. Prima di procedere però, rispondi alle mie domande. E se invece foste voi a rispondere alle mie di domande? Perché non vi presentate prima voi? In un mondo di sospetti, tradimenti e cacciatori, noi siamo gli unici alleati dei sintetici. Siamo i Railroad. Sono giro sa da me. Molto JoJo vibes tutto ciò. Ho seguito la pista della libertà, non dovreste essere così minacciosi. Ho seguito la pista della libertà in cerca dei Railroad. Non ho cattive intenzioni. Se è così, non hai nulla da temere. E voi non avete motivo di tenere quelle armi.
Non metto nessuno nei guai. Non voglio mettere nessuno nei guai. Lo scopriremo, in un modo o nell'altro. Ultima domanda. Perché sei qui? Devo decifrare un chip. Devo decifrare il chip di un predatore. Dici sul serio. Non si scherza su queste cose. No, guarda, e che chi bella scherza? Festicciola. Perché non sono stato invitato? Oh, abbiamo il killer di predatori qui con noi. Bene. Ciao, Deacon. È in ritardo, Deacon. Questa persona avrebbe ucciso un predatore? Senza aiuto? Potrebbe dare... Già, non ho avuto bisogno di nessun aiuto io. Ultime notizie, boss. Questa qui è una celebrità. Se hai finito di interrogarla... Sembri molto Johnny Knoxville. ...con questa infallibile ammazza predatori. Dico così per dire. Devo le mie scuse. Qui gli assassini di predatori sono più che benvenuti. Grazie, Desdemona. Desdemona. Sono a capo dei Railroad. Grazie. Allora speriamo di andare d'accordo. Speriamo di riuscire a trovare un accordo. La tua richiesta ci mette in una posizione scomoda. Dai, Des, non fare la preziosa. Ha con sé il chip di un predatore intatto. Ho fatto fatica. Volevo colpirlo in testa, io. Pensate, lei ha ucciso un predatore. È impossibile che lavori per l'istituto. Visto? Uno intelligente ce l'avete. Di solito gli estranei non hanno questo privilegio. Una volta dentro, discuteremo del chip. Perfetto, mi va benissimo. Ehi, grazie dell'aiuto, eh? Visto Curie, sono persone simpaticissime. Ah, simpatici come un dito nel cu... Modificare il chip di un predatore è un'operazione delicata. Immagino. Ho distorte molte cose. E perdere i dati è il meno. Ovviamente. Fortunatamente abbiamo la persona giusta per questo. Meno male. Sei tu la persona giusta? Ehi, ho sentito un gatto. Eccolo, che Tom, bellino lui. Il nostro ospite è il chip di un predatore. Oh, ciao, Tom. Davvero? Wow, sono passati anni. D'accordo, un paio di regole. Tom ti fornirà quel codice. Ma poi il chip del predatore. Come vuoi, una volta ottenuto il codice a me non importa più del chip. Perché volete il chip del predatore? La tecnologia dell'istituto è anni luce avanti alla nostra. E il chip dei predatori è la loro punta di diamante. Immagino. Non scenderò nei dettagli, ma quel chip potrebbe aiutarci a salvare molte vite. E forse anche a ostacolare le operazioni dell'istituto. Quindi, consegna il chip. Va bene, tieni, è okay. Tutto tuo. Eccolo. D'accordo. Tom, dati da fare. D'accordo, piccolo chip. Vediamo come te la cavi contro l'analizzatore di circuiti. Perfetto, dai, su. Oh, mettiti al lavoro, Tom. Quale università hai frequentato? Università? Parli sul serio? Ma povero! Ok, siamo nel chip. Benissimo. Diamo un'occhiata ai connettori analogici. Cosa? Oh no, non bloccarti, resisti! Forza, Mancavo Tom! Di memoria. Ci siamo. Algoritmi di codificazione. Bene, possiamo ancora farcela. Benissimo. Hanno aggiunto altri decimali all'ultima cifra. Sarà una bella... Forza, ma sono sicuro che ce la farai. La struttura. Dov'è? Aspetta. Usano una funzione logaritmica simile ai generatori di codici. Oh, siamo fortunati. Ah, vedo che sei intelligente. Merda. Sei mio. Risolvi la N. Forza. Mostrami il numero base. E ci siamo. Abbiamo il codice. Datemi un secondo. Grazie, per Jason, di Far Cry 3. Ottimo lavoro, Tom. Non so se la fortuna reggerà ancora, Des. Inizia a esaminare il resto del chip. E tu, se sei ancora interessato a lavorare con noi, fammelo sapere. E tu, mi piacerebbe lavorare ancora con te. Se ti interessa, fammelo sapere. È una richiesta oppure una domanda? Se scopri qualcosa che riguarda l'istituto in quei dati, dovrai condividerla prima con noi, se ci tieni al nostro rapporto. Sincero, Desdemona. Vi ho solo usati per avere il codice. Tutti sostengono che ci vado giù troppo pesante con le droghe. La verità è che tengo gli occhi ben aperti. Non sono cieco. Bravo, Tom, l'importante è saperlo. Bene, ora possiamo tornare da Virgil. Ah già, tu non l'hai ancora conosciuto, Curie. È un bravo scienziato. Un fumetto. Perfetto. 5 danni con il Criolator. Dannazione, uso la Criolancia. Vabbè. Mi piacciono i colori di questo fumetto. Sono molto vividi. L'importante è quello, Curie. L'importante è che ti piaccia. Sono sicuro che andremo d'accordo fra donne. Senti, Desdemona, ma che tipo di lavori hai per me? Se vogliamo collaborare sul serio, voglio assicurarmi che la pensiamo allo stesso modo. Certo. Sai che cos'è un sintetico, vero? Hai voglia. Sono umani artificiali creati dall'istituto. Talmente simili a persone vere da risultare quasi indistinguibili. Ho notato. Per l'istituto, i sintetici sono oggetti.
strumenti. Immagino, continua pure. Continua. Per questo ci battiamo per la piena libertà dei sintetici, affinché possano vivere veramente. Quindi non siete totalmente contro l'istituto. È veramente importante. Rischieresti la vita per un compagno, umano o sintetico che sia? Ogni giorno rischio la vita per qualcuno. Ogni giorno rischio la vita per qualcuno. Per me, umani o sintetici, non fa alcuna differenza. Giusto. Di solito cerchiamo di reclutare le persone abili e determinate come te. Ma ora non abbiamo tempo di addestrare un nuovo agente. Più addestrato di me? Che cosa vuoi, Desdemona? Alla nostra causa in altri modi. E in cambio noi aiuteremo te. Deacon ti spiegherà tutto. Perfetto. Deacon, spiegami tutto. Perdona l'accoglienza freddina. Quando ti metti contro l'istituto, bisogna andarci cauti prima di aprire la porta agli sconosciuti. Vero. Non vi sembra di aver esagerato un po', però? Non vi sembra di esagerare? Avevate un minigun puntato. Le precauzioni sono d'obbligo. Per noi sottovalutare le capacità del nemico sarebbe un errore. Anche questo è vero, Johnny Knoxville. Ora è tutto a posto. Ho garantito per te. Non è morto nessuno. Ciò nonostante, fammi un favore e non venderci all'istituto. Ci proverò. Grazie. Deacon, tranquillo. E quindi perché hai garantito? Allora dimmi, perché hai garantito per me? Io devo sapere tutto di tutti. Già. E in base alle notizie che ho su di te. Notizie? Non ci hai spiato, Deacon? Usa quanto potenzialmente utile. Certo, Deacon. Dimmi di più allora. Come fai a fidarti ciecamente di me? Non capisco. Non so se possiamo fidarci di te, ma ci spero. Siamo appena usciti da una crisi micidiale. Per questo abbiamo un disperato bisogno di nuovi membri. Deacon, dimmi tutto. Passeremmo un sacco di tempo a conoscerci meglio. Purtroppo questo mondo è quello che è. Tutto qui? Davvero? Tutto qui? Vuoi proprio saperlo? Ok. Ho un elenco di persone che vorrei accogliere nella nostra grande famiglia. Tu mi interessavi. Certo, ho chiesto in giro, come no. Ho fatto le mie ricerche. Se non ci avessi trovati, forse sarei venuto a cercarti. Certo. Grazie per avermi risparmiato un viaggio. Certo, Deacon. Vuole includerti tra i nostri turisti. Così chiamiamo quelli che ci aiutano facendo dei lavoretti qua e là. Che spreco. Insomma, potrei entrare ufficialmente, invece. I Railroad hanno bisogno di te. Railroad needs you. Dimmi allora cosa volete che faccia. Dimmi che cosa devo fare. Ho un lavoro. Troppo grosso per me, ma perfetto per noi due. Aiutami. Facciamo bella figura e Des ti accoglierà a braccia aperte. Così, quando avrai bisogno d'aiuto, i Railroad saranno al tuo fianco. Ok, sembra uno scambio decente. Ci sto. Ok, ci sto. Perfetto. Vediamoci alla vecchia autostrada fuori Lexington. Ti spiegherò tutto sul posto. Va bene. Ci vediamo là, Deacon. Ehi, c'è della bella gente qui. Signore delle Blatte. Ah, buongiorno a te, allora. Mio caro signore delle Blatte, mi dispiace aver ucciso te e i tuoi bambini. Ecco fatto. Bello, bel bastone. Wow. Ma c'è una blatta sul muro. Questa non è scesa. Sono nuovamente sopravvissuta alle ostilità. Eh sì. Curie, sono sicuro che io e te andremo d'accordo. Saremo grandi amiche. Ciao, Deacon, come va? Deacon, sei tu? Sono travestito da abitante della zona contaminata. Lo vedo. Questa è la mia roba, idiota. Giù le mani. Forte, eh? Quasi non ti riconoscevo. Quasi non ti riconoscevo. È questo il punto. Venendo a noi, non è da molto che i Railroad usano la Old North Church. Certo. La nostra vecchia base era sotto uno Slocum's Joe. Eravamo sistemati bene, prima che l'istituto ci trovasse. Maledizione. Brutta storia. Brutta storia. A dir poco. Lo vedo, sei molto triste. In fretta e furia. Dobbiamo riprendere una cosa importante che abbiamo lasciato là dentro. Certo, continua pure. Qui intorno c'è un turista che ha informazioni sulla base. Recuperiamole prima di entrare in azione per davvero. Per va bene. Vado avanti io. Sono in cerchiamo questo turista. Simboli che usiamo per scambiarci messaggi in codice. Per capirci, abbiamo segni e controsegni, nascondigli e perfino una stretta di mano segreta. Ok, forse la stretta potevamo risparmiarcela. Immagino. Dunque il turista avrà lasciato una pista da seguire. Ci siamo. Eccolo lì, un segno. La freccia in mezzo indica una direzione. Ma va. Il nostro turista. Chi l'avrebbe mai detto? Andiamo. Quello è un cadavere? Mi sa tanto che il tuo turista è morto. Dovremmo stilare un rapporto di polizia, no? E tutte le cose piccole vanno messe in piccoli sacchetti come prova.
Kyuri, sei simpaticissima, ti amo. Oh, attento, dico. Combattimento è un buon esercizio. Eh già, attento Deacon che sta per esplodere la macchina. E cosa stai sparando? Ah, lui. Scusami, non l'avevo visto. Eppure ci vedo bene io. Prosegui pure. Deacon, potrebbe essere che il tuo turista non ha fatto una bella fine? Vedi il segno più in mezzo? Sì. Significa che c'è un alleato nei paraggi. Il nostro turista. Perfetto. Sarai tu a parlare. Ah, eccolo. Qualsiasi lì. Qualsiasi cosa ti dica, tu rispondi: il mio è nel negozio. Perfetto. Sì. Va benissimo. Salve, buon uomo. Ehi là. Grazie al cielo. Hai un contatore Geiger? Hai un cazzo di contatore Geiger? Mi dispiace, il mio è nel negozio. Il mio è nel negozio. E questo chi è? Mi avevano parlato di un solo agente, non due. Scusa, sono nuovo. Lei mi sta insegnando le basi. Certo, okay. Come no. Giuro sul muro che pensavo di essere morto. Ce n'avete messo di tempo per arrivare dal quartier generale. Adesso ci siamo noi, non temere. Adesso ci siamo noi, sei al sicuro? Al sicuro, un cazzo! Quel vostro Slocum's Joe brulica di bastardi metallici figli di una puttana cibernetica. Molto elegante il signore. È inespugnabile. Ci sono mine del cazzo praticamente ovunque. Buono da sapere, ti ringrazio. Apprezzo tutto ciò che hai fatto. Spero serva a qualcosa, davvero. Tranquillo, sarà servito sicuramente. Ti serve altro, ti conviene chiedermelo subito. Senti, visto che sei qua sopra, ci serve qualcuno con un fucile. Ce la puoi fare? Attaccheremo la base. Appena entriamo, usa il tuo fucile per ammazzare tutti quelli che vedi. Molte vite dipendono da noi. So già che me ne pentirò. D'accordo, sparerò qualche colpo. Ma se mi vedono, io me la squaglio all'istante. Va benissimo, Ricky. Mi fido di te, forza. Visto Deacon, so parlare con la gente. Beh, Ricky non è proprio un simpaticone. Ci starà dicendo la verità. Mentre è passato accanto ti ha guardato malissimo. Non mi sembra losco. Non mi sembra un tipo losco. Neanche a me. Nel nostro campo la prima regola è seguire l'istinto. Se dobbiamo prenderlo in parola... Vai tranquillo, assalteremo la base e ne usciremo vivi. Chissà quali altre diavolerie. Passeremo dalla galleria di fuga. Ok, andiamo. Andiamo. Vai avanti tu. Io ti copro. Va bene, Deacon. Basta che mi dici dove entrare. Ehi, là! Ma guarda un po', un'armatura atomica. Questo posto ce lo dobbiamo segnare. Almeno l'entrata segreta l'abbiamo trovata. Siamo dentro. L'ingresso lo vedo, sul retro è più sicuro, ma occhio ai gen 1 e 2. D'accordo. Adesso posso spiegarti tutto. Dobbiamo recuperare un prototipo sviluppato dal nostro illustre dottor Carrington. Va bene. Andiamo a cercare quel prototipo. Forse insieme possiamo farcela. Va bene. Il primo passo è violare il blocco di sicurezza. Sì, però state bene giù. Ci sono i gen. Beh, almeno il terminale è acceso. Proverò qualche password. Vai tranquillo. No. No. Devo provare io? No. Dai, forza, Deacon. Vi ho fregati, bastardi. Il prototipo è più avanti. Vediamo. Uno ha lasciato un segnale. Indica un pericolo. Lo vedo. Lo sappiamo. Dovremmo stilare un rapporto di polizia. Shh, no? Zitta, Kyuri. Tutte le cose piccole vanno messe in piccole. Sì, tutto quello che vuoi. Ma non è il momento. Fermo. Ecco fatto. Tutto risolto. Sapevo che aumentare la mia furtività sarebbe servita a qualcosa. Colpi critici a questi bastardi. Ehi, calmo, leggendario. Tac! Morto. Le tue pulsazioni e i tuoi segni vitali sono ancora entro parametri. Lo so, manco mi ha toccato. Un Gauss Rifle leggendario. Ma che bello. Effettivamente un Gauss Rifle dovrei portarmelo. Non puoi sfuggire a lungo al rilevamento. Certo, come no. Eccolo là il bastardo. Colpito. Distrutto. Ce ne sono altri? Ucciso. Morto. Lo sapevo che aumentare la mia furtività sarebbe servita a qualcosa. Tutti che usavano il Liar. Ma siete bravissimi. Povero Sly. Questo invece chi è? Francis. Un altro terminale attivo. Non abbiamo fatto in tempo ad alzare le difese più avanti. Fallo tu e i nostri amici avranno una sorpresina. Va bene, ci penso io. Comandi della torretta. Vediamo se funzionano. E allora... attivatevi! C'è qualcosa qui vicino, identità e nome. Lo vedo! Quello è leggendario? Ho visto un leggendario per caso? Eccolo là, aspetta che... lo ammazziamo. Appena adesso si è trasformato.
Dai! Dannazione a te! Porca miseria! Dannazione, per una volta che mi serviva una granata, non abbiamo una granata. Beccati questa criogenica. Vieni qui. Ecco fatto, tutto risolto. Dicevamo, tutto risolto. Dov'è il bastardo leggendario? Eccolo qua. Oh, carina. Infiliamoci dentro il tunnel e vediamo dove si nascondono. O siamo noi quelli nascosti? Non lo so. So che sei ancora lì. E io so che tu sei lì. Colpito. Dai, colpisci l'altro. Colpito. Ecco, fatto, perfetto. Apriamo il terminale. Bene. L'incubo peggiore della Robco. Sì, diciamo di sì. Togliamo anche il silenziatore a questo giro. Tanto ormai lo sanno che siamo qui, no? È inutile nascondersi. Vieni qui. Ecco fatto. Non ha senso nascondersi ormai. Prendi nota. Non tutti gli Slocums Joe hanno una vasta rete di gallerie sotterranee. Lo vedo, Entreremo in un laboratorio segreto della Defense Intelligence Agency. D'accordo. Non è esistito ufficialmente. Per noi è la centralità. Va benissimo. Il prototipo è custodito nel cuore della struttura. Documentazione tecnica. Songbird. E il ricordo va a Bioshock Infinite. Altra documentazione tecnica. Allora, dove siete, maledetti? Dietro questa porta, eh? Un giornale? Ovviamente. Ormai sono talmente furtivo che veramente, cioè... Scusami, a quanto siamo? Giusto curiosità. Siamo a 6 operazioni segrete su 10. Statisticamente parlando, la tua sopravvivenza è... Lo vedo. Ma sempre statisticamente parlando, eh. Apriamo la porta. Mettiamo il silenziatore. Eccoli là, ci attendavate, vedo, eh. Maledetti. E allora ecco a voi una piccola sorpresa. Vissuta alle ostilità. Si è appena bloccato il gioco. Fantastico. Vabbè, almeno lo scarafaggio radioattivo mi ha dato qualcosa di buono. E rieccoci davanti a questa magica porta. Vediamo dove si nascondono. E beccati questo. Aspetta che tolgo il silenziatore, aspetta, aspetta. Così giochiamo alla pari. Madonna mia. Ah, guarda un po'. Nascosto anche dall'altro lato. Facevate i furbi, eh? Ma a me non piacevano i furbi. Non ne avevo neanche uno. Devo porre fine alla tua... Buongiorno. Sempre da dietro arrivano. Quello non è un sintetico, è un manichino. Ah, una stilso. Bella, ma non è unica. Non sarebbe male trovarne una bella unica. I nostri nemici sono nascosti qua sopra ora. Tranne quello. Quello lì era leggermente nascosto qua sotto. Lui e altri suoi amici. Ecco fatto, un andato. Il capo è ancora vivo purtroppo. Ancora per poco però. Porca. Ecco fatto. Anche senza testa comunque ha combattuto fino alla fine. Ecco perché voi abomini meritate la morte. Dov'è il pulsante? Siamo arrivati, Deacon? Ah, perfetto. Salus e Groti, Suprema Lex. Bello. Cosa è successo alla gente di qui? Niente di carino purtroppo, Kyuri. E io sono pesante, è davvero? Per fortuna che ho questo. Ah, ovviamente era morto. Tommy Whispers non ce l'ha fatta. È morto per proteggere i nostri segreti. Come un bravo soldato. Ecco, Tommy avrebbe voluto darci la sua arma. Non va dare alle dimensioni. Va bene, Deacon. Perché proprio a me, però? Perché vuoi darla proprio a me? I nostri migliori agenti hanno armi speciali create da Tom Tuttofare. Lui è... lo scoprirai. Quest'arma è un voto di fiducia. Ti ringrazio allora. La Deliverer non è male come pistola effettivamente. Fa più danno di giorno e più armor penetration di notte. Non è male. Però ho già una pistola silenziata, ma questa l'accetto volentieri. Grazie. Prendi il prototipo di Carrington. Consegnalo a Desdemona e ti farà entrare nel nostro allegro gruppetto di amici. Va bene, Deacon. Ti ringrazio. Eccolo qua. Eccellente. Carino. C'è un ascensore in fondo al corridoio. Combattere quei sintetici sarà molto più semplice da questa parte del campo minato. Va bene, però io voglio ucciderli. Eccolo là. Madame. Porca troia. Non è il momento.
Curie, ti voglio bene, ma non era il momento più adatto di chiedermi se mi vuoi parlare. Ecco fatto. Porca. Ecco fatto. E dov'è la mia arma leggendaria? Come al solito ogni tanto scompare. Curie, tesoro, va bene tutto, ma non era il momento. Scusami, Appena troviamo un posto appartato parliamo, va bene? Non è il momento per ora. Oh, perfetto, qua non sembra esserci nessuno. E tu quando l'hai preso quel fucile? È un buon momento per parlare. Ora lo è, Curie, prima non lo era. Va tutto bene? Nell'insieme no, non va bene. Cosa c'è? Ho dedicato molto tempo alla raccolta di informazioni durante i nostri viaggi. Beh, non è che viaggiamo da chissà quanto. Le mie analisi diagnostiche sono giunte a una triste conclusione. Non è la mancanza di dati o di collaborazione a bloccare i miei progressi scientifici. E che cosa lo è? L'inevitabile verità è che non esistono grandi scienziati robot. Oh, non è vero. Avete dato una grande mano alla scienza, no? I robot possono fare cose incredibili. Avete indubbiamente contribuito alla scienza, no? Diretti da un essere umano, sì. Ma da soli seguiamo percorsi prevedibili. Effettivamente, è vero. Le menti scientifiche della storia, gli Einstein e i Curie, da cui deriva il mio nome, avevano qualcosa che si spingeva oltre la mera capacità analitica dei dati. E che cos'è, Curie? Una scintilla di genialità, un'ispirazione che devo possedere. E allora, se c'è modo, cerchiamola. Se c'è un modo per ottenerla, devi cercarlo. In effetti, sì. Se voglio procedere nella comprensione della medicina in questo strano mondo, devo imbarcarmi in una grande avventura. Devo diventare il più umana possibile. Devo trovare si può fare. Di scaricare ciò che sono in un cervello umano. Curie, il tuo piano mi piace. Andiamo dalla dottoressa Amari. Conosco qualcuno che potrebbe aiutarti. La dottoressa Amari. Ti prego, dobbiamo andare a parlarle. Ci andremo forse subito. Non sarà possibile, ma devo provarci. Va bene, Curie, ci proveremo. Su, andiamo, Curie. Eccoci qua. Spostiamo la libreria segreta. E guarda un po' il caso, siamo proprio qua sotto. Ecco fatto. Che succede qua fuori? Ovviamente sintetici. Guarda un po' il caso, Ecco fatto. Ah, allora le mine c'erano veramente. Siamo sotto attacco. Perfetto, Deacon. È il momento di tornare in chiesa. Eccoci di nuovo qua, Desdemona. Poi la nuova arrivata mi ha medicato, mi ha preso in spalla e mi ha portato fuori sparando a destra e a manca. Curie è nei guai. È sempre portato in spalla? Pazzesco, vero? Lo so, sembro più forte. Lo so, sono più forte di quello che sembro. Attraversato un campo minato e spazzato via un centinaio di Gen 1. Un centinaio? Saranno stato almeno 200. Tutto vero, assolutamente. Tutto vero. Dalla prima all'ultima parola. Un centinaio? Io... stento a credere. Ma dai, Curie, non è piaciuto. Non dicevo balle, boss. Pensavo che a Deacon servisse un'intera squadra, inclusa Glory, per recuperare il prototipo. E invece, basto io, sono io l'esercito. Avete ripulito da soli l'intera centralina. Sarebbe assurdo non reclutarla, Dese. Di sicuro hai fatto colpo su Deacon. Non l'avevo mai visto parlare o sparlare di nessuno con questa convinzione. Ti do il benvenuto nei Railroad, agente. Grazie, Desdemona. Adesso che sei a bordo, dobbiamo sapere come chiamarti. La segretezza è vitale, per questo usiamo nomi in codice. Quale sarà il tuo? Peccato non poterlo scrivere. Chiamatemi Professor. In effetti hai dimostrato una certa intelligenza. D'accordo. Il tuo primo incarico ufficiale è consegnare il prototipo al dottor Carrington e vedere se ha bisogno di una mano. Perfetto. Dovresti conoscere il resto della squadra. Non sarebbe male. Posizione del quartier generale. Ciao, Deacon. Benvenuto in squadra. Attenzione. Magari la prossima volta mi faccio biondo. Qualcuno sarebbe carino. Beh, secondo me saresti bene. Oh, dannazione. Mancava poco per salire di livello. Alcune delle persone che incontri saranno copie dell'istituto. Duplicati sintetici. Perciò fai attenzione a quello che dici. Certo che vivere così vuol dire vivere nella paranoia, Deacon.